Maria De Filippi, citatissima questa sera, ha detto Stefano è un ragazzo rischieranno le orecchie. Stefano è un ragazzo molto particolare, ha la capacità di farsi perdonare l'imperdonabile, fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel con quella parlata lì e tu lo perdoni. Fa questo effetto. No, non lo so, però se lo dice la De Filippi io ci crederei. Ma sa di avere questo... No, diciamo che sono mi faccio volere bene. Si fa perdonare. So farmi volere bene. Allora, diciamo che scegliendo altre parole, sì, ma dicendo in fondo un po' la stessa cosa, una sua ex ha detto Stefano è una persona che frega, quell'aria da cafoncello napoletano, da bello maledetto, colpisce facile. E noi ci siamo cascate, io, Emma, Belen, tutte dentro il suo sorriso smagliante, la sua simpatia eversiva, il suo corpo pieno di tattoo. È uno che frega lei, un po'. Io sono una fregatura. Ma può fregare, nel senso ci sa fare un po'. Ma io faccio un mestiere che ho inventato di saper fare, poi nel tempo l'ho imparato sul campo, è più fregatura di questo. Cioè, questo è l'esempio cardine. Con le donne, dico. Con le donne anche, ma io non mi consiglierei mai. Infatti adesso ci arriviamo. Infatti lei, parlando di una persona che per un periodo ha frequentato, ha detto quando incontro una persona come questa qui, sì, che mentalmente è sulla mia stessa lunghezza d'onda, mi spiace rovinare il rapporto con una relazione. Così si dice, mi spiace rovinare il rapporto. Mi spiace rovinare il rapporto con una relazione, perché purtroppo, brutta, è una cazzata. Andiamo avanti. Perché quando una sta sulla stessa... No, perché stavo cercando onda, pure di argomentare, ma poi ho detto... Infatti ho voluto salvare non la se fai, stessa. Lascia perdere. Comunque lei con grande onestà ha detto se avessi una figlia femmina e si presentasse Stefano De Martino la chiuderei in casa, sono un uomo inaddomesticabile, ingestibile, troppo indipendente, eppure ho un'idea romantica dell'amore anche se non la metto in pratica, come partner mi vendo molto meglio di quello che sono. Quando ho detto che se avessi una figlia femmina e si presentasse uno come me alla porta la chiuderei in casa, non avevo fatto ancora diciamo il giro di tante... Adesso guardando tutto quello che c'è in giro, forse almeno una chance anche a uno come me gliela darei. Meglio di altri, dice. Sì, no, c'è molto di peggio. Le è capitato di soffrire per amore? Certo, come si fa? Se sei innamorato devi soffrire per forza. Senta, ma la chiusura con Belen è stata traumatica o se l'aspettava? E quale delle tante? L'ultima? L'ultima, parliamo, sì. No, diciamo che... Non ci sono chiusure felici. Quando cominci una relazione speri sempre che sia per sempre, no? Quindi è sempre un po'... Dolorosa. Però, diciamo, ci si fa l'abitudine. Dice nel suo caso... Nel mio caso ci si fa il callo. Ma il fatto che quando, diciamo, vi siete messi insieme, lei era famosissima e lei no, e adesso in qualche modo un po'... Diciamo i ruoli si sono invertiti per un po' in questa fase, un buon pareggio. Diciamo questo ha pesato, secondo lei potrebbe aver pesato sull'equilibrio della coppia? Ma ci sono secondo me cose che pesano di più, il carattere, le affinità in generale, questa era una delle cose, ma non... Di certo non avrei messo in discussione un rapporto. No, non l'ha messo in discussione, sa quando cambiano gli equilibri, no? Comunque non è facile per una persona ambiziosa come me che insomma a 10 anni ha cominciato a sognare di diventare qualcuno o qualcosa, poi diventare il marito di qualcun altro, no? Non è semplice. Però è stato un motore, devo dire, è stato un motore per dimostrare a me stesso che non era così. L'ha aiutata all'inizio della carriera, questo possiamo dirlo? In qualche modo, no. Ma forse ci sono delle persone che mi hanno dato una possibilità pensando che quella mediaticità portasse qualcosa, però poi ho capito, e credo che lei sia d'accordo, che comunque il nostro lavoro è molto democratico, alla fine il pubblico ci sceglie. Non credo che un matrimonio basti a chi è a casa di passare infatti... la serata in nostra compagnia. No, ma assolutamente, infatti era più semmai diciamo una notorietà quella di cui parlava. Cercavo sempre, poi, cioè, se mi veniva data la possibilità per un altro motivo, cercavo di dimostrare insomma che potevo cavarmela con le mie forze. Ma ecco, al di là di questa storia, ma in generale come si vive una storia d'amore in una dimensione costantemente pubblica? Male. Male. Infatti io quando vedo altre coppie magari molto esposte,
faccio, mi viene un po' di preoccupazione, no, per loro, perché dico non sanno a che cosa vanno incontro. Senta, ma è vero che all'inizio, quando voi avete fatto un incidente in moto, lei era famosissima, lei iniziava, sono arrivati tutti, medici, primari, tutti con Belen che non si era fatta niente, lei che invece ha avuto la peggio, l'hanno lasciata mano nella mano con l'infermiere. L'hanno lasciato mano con la mano con l'infermiere. Io ho fatto questo incidente in moto, dovete sapere, dopo pochi giorni eravamo fidanzati. Da poco, esatto. Da pochissimo. Da poco. E andiamo a mangiare un hamburger assieme, in moto, io 22enne, fidanzato con Belen, sentivo il re del mondo, quindi ero felicissimo, in moto, così, a un certo punto per guardare nello specchietto retrovisore un furgone in chioda davanti a me e io lo prendo in pieno e lo sfondo diciamo, uno dei vetri che c'era nelle portiere posteriori con la testa. Quindi importante. Belen si sloga una caviglia, io avevo setto nasale frantumato, 50 punti di sutura sul braccio sinistro, un tendine della mano lacerato, colpo di frusta, avevo perso i sensi, ma i primari erano preoccupati giustamente per Belen. Della caviglia di Belen. Di Belen. Quindi praticamente tutto lo staff medico era attorno a questa dea che aveva spalancato le porte del pronto soccorso. E io ero come un fetente dietro una tenda con un infermiere che mi teneva la mano così. Che le dava coraggio. E quando ho ripreso conoscenza l'ho guardato negli occhi e sa che cosa mi ha detto? Lui mi ha detto, oh, ma tu lo sai di là chi ci sta? È un sopravvissuto. Ma è servita però, mi è servita a capire da subito che insomma bisognava rimboccarsi le maniche, perché altrimenti neanche l'assistenza sanitaria, niente, nulla. Vabbè, le spengo subito il sorriso. Prego. Il fatto che Belen abbia sottolineato in più occasioni una certa sua tendenza al tradimento, le è dispiaciuto o l'ha capita, l'ha giustificata perché ha ragione? No, allora, guardi, il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Poi la narrazione dei propri sentimenti, ognuno. No, ma al di là della fine, diciamo in più occasioni effettivamente. Ah, che io sono un po' così. Ma io non sono uno stinco di santo, però credo molto nell'esclusività dei sentimenti. A me non mi è mai capitato di innamorarmi di un'altra donna, di avere relazioni parallele, le amanti. Io, gli uomini, per esempio, che hanno l'amante, non li ho mai capiti, perché deve essere una fatica immane. Ma lei è un po' un traditore o no? Sinceramente. Sono un traditore o no? Beh, allora, etichettarsi traditore significa uno che lo fa sistematicamente. Serialmente, no. No, mi è capitato di tradire, soprattutto verso la fine dei rapporti, quello era un po' l'indizio che le cose non andavano più. Ma ha capito se è divorziato? Perché più avete chiesto. Sa che devo, secondo me, ridivorziare? Secondo me non è divorziato. Secondo lei no? No, perché voi fate domanda di divorzio, poi vi rimettete insieme e decade, capito? Sì, decade e poi bisogna rifare tutto. Però dovrebbe, è anche dispendiosa come cosa, lo dovrebbe capire qual è il suo stato civile, però. E al momento non lo sappiamo. Non lo sappiamo.